Buonasera amici e benvenuti in una nuova puntata di Ask Riz. Innanzitutto mi scuso per l'assenza sul canale, ma purtroppo sto studiando molto in questo periodo e lavorando anche, vorrei fare tante cose, ma purtroppo devo dare priorità alle priorità che in questo momento non sono i video sui serial killer che amo moltissimo fare, però richiedono moltissime ore di lavoro, di ricerca e soprattutto poi anche di montaggio. Quindi insomma questo è quanto. Però sto cercando di mantenere almeno l'hobby della lettura e di leggere qualche pagina al giorno e qualche giorno fa ho finito questo libro che si chiama L'impostore, pubblicato da Martin Griffin, cioè l'autore Martin Griffin, pubblicato dalla casa editrice Giunti e ha 287 pagine. Come al solito due parole sull'autore, anche se non si sa moltissimo di lui. Sappiamo che vive a Manchester con sua moglie e sua figlia e che prima di dedicarsi alla scrittura ha svolto diversi lavori, tra cui quello di vicepreside. Il romanzo L'impostore, che ha come titolo originale The Second Stranger, è stato pubblicato appunto da Giunti nel gennaio del 2023, quindi un libro assolutamente nuovissimo. Passiamo ora alla trama. Come sempre ricordo che ci saranno dei piccoli spoiler, senza arrivare ovviamente a svelare tutto, perché il mio intento è quello di incuriosirvi alla lettura. Ricordo anche che io all'università ho studiato psicologia, sono criminalista e ho fatto, concluso a ottobre dell'anno scorso, un master in criminologia. E questo cosa significa? Significa che io non ho competenze letterarie, non ho competenze giornalistiche, non so assolutamente niente in quell'ambito. Quindi quello che dirò è frutto, diciamo, di mie personalissime opinioni da semplice lettrice. Faccio la stessa premessa tutte le volte, ma ci tengo molto a ricordarlo, soprattutto in questo caso, perché, lo dico subito, il libro non mi è piaciuto. La cosa più bella per me è stata la copertina e l'interno copertina anche, che trovo bellissimo. Ci troviamo in Scozia, all'interno di un hotel che si chiama Mackinon, dove lavora una ragazza di nome Remy York. Remy è al suo ultimo turno di lavoro e farà servizio di notte. Il giorno seguente, infatti, l'albergo chiuderà per un periodo di 15 giorni, ci saranno dei lavori di ristrutturazione, ma ad ogni modo lei non ci tornerà più perché ha dato le dimissioni e partirà il giorno dopo per il Cile per iniziare una nuova vita. Oltre a lei, nell'albergo ci sono solo due ospiti, cioè ormai la stagione della caccia è finita, quindi non c'è praticamente più nessuno in albergo, molti suoi colleghi sono già in ferie, e quindi si trova ad affrontare questo suo ultimo turno da sola, non c'è nessun altro del personale oltre a lei. È una notte freddissima, non vorrei sbagliare, ma mi sembra che siamo nel mese di febbraio e c'è addirittura una tempesta di neve. Le strade sono praticamente impraticabili e a un certo punto suona al campanello della reception dell'hotel un uomo ferito che si identifica come un poliziotto e dice di chiamarsi agente Donald Gaines. L'uomo spiega a Remy che stava trasportando un detenuto e ha avuto un incidente a causa appunto delle condizioni atmosferiche e che il detenuto è scappato e lui è riuscito in qualche modo a raggiungere l'albergo e ora deve entrare perché, essendoci questa persona in giro che è pericolosa, ha il dovere di mettere l'hotel e le persone che ci sono dentro in sicurezza. Remy lo fa entrare perché non ha motivo di dubitare delle parole di questa persona e si mette a sua completa disposizione facendo tutto ciò che l'agente Gaines le chiede, cioè spegne le luci, gli mostra l'albergo, gli spiega come sono disposti i locali, le camere, chiude le porte, gli fa vedere l'armeria, insomma esegue tutto ciò che questo poliziotto le dice per mettere l'albergo in sicurezza. A causa della tempesta che si sta abbattendo inoltre, cioè immaginatevi la scena, le linee telefoniche sono interrotte, quindi questo albergo è completamente isolato e a un certo punto il poliziotto le comunica che proverà ad andare all'ultimo piano per cercare campo, per comunicare con i colleghi e chiedere rinforzi. Remy quindi rimane alla reception, se non che a un certo punto suonano ancora il campanello e si presenta un altro uomo, anch'esso ferito, che si identifica come l'agente Donald Gaines, raccontandole la stessa storia che le aveva raccontato il primo uomo, ovvero che c'è stato un incidente,
e che c'è un detenuto in giro, quindi di farlo entrare perché, essendo un poliziotto, ha il dovere di proteggere lei e i due ospiti rimasti. Chi è chi? Chi è l'impostore e chi è il vero poliziotto? Cioè, Remy ha fatto entrare in albergo un evaso e adesso ha davanti a sé un poliziotto che cerca veramente di proteggerla, oppure il contrario? Naturalmente durante il libro succederanno tutta una serie di cose e alla fine si scoprirà tutto, cioè chi è chi e che cosa è successo. Allora, a me la trama incuriosiva tantissimo, cioè l'idea secondo me è ottima. Infatti io ho comperato questo libro e l'ho iniziato con aspettative altissime. Devo essere completamente sincera. Allora, questo è un libro di neanche 300 pagine. Io un libro così 10 giorni al massimo lo leggo, ok? Ci ho messo un mese. E perché? Perché mi è annoiata, dalla prima pagina all'ultima. L'ho finito perché, uno, mi dà fastidio non terminare i libri, e secondariamente l'ho finito per curiosità, perché comunque volevo sapere come andava a finire, volevo sapere appunto chi era chi, però appunto ci ho messo un mese. L'avevo già iniziato in precedenza, cioè pochi giorni dopo aver finito La Sostituta, ed ero arrivata circa a pagina 100, ma questo libro non mi prendeva, non mi ha preso, ripeto, dalla prima pagina, e quindi a un certo punto l'ho piantato lì. Dopo qualche giorno che non leggevo più, l'ho ripreso in mano e ho ricominciato a leggerlo dall'inizio e l'ho terminato, però purtroppo sono rimasta abbastanza delusa. Allora, innanzitutto c'è da dire una cosa, che però è uno spoiler, quindi decidete voi se andare avanti con questo video o meno. C'è un motivo ben preciso per cui Remy lavora in questo albergo, e questo ci viene detto proprio dalle prime pagine. Vicino a questo albergo c'è un carcere, che è quello da dove è fuggito questo detenuto che appunto stavano trasportando. E cosa ha a che fare il carcere con Remy? Ha a che fare parecchio, perché fino a poco tempo prima in questo carcere era detenuto anche suo fratello, un giovane delinquente con la passione per l'astronomia, che circa un anno prima era stato ucciso in carcere durante una rivolta a cui hanno partecipato molti carcerati, e quindi non si era riusciti a capire chi fosse il vero colpevole, perché erano proprio tante persone, tanto che la morte di questo ragazzo, Cameron, era stata archiviata come incidente. Quindi il fatto che la cosa che sta succedendo con questi due uomini avesse a che fare con la morte di questo ragazzo, per me è stata una sensazione palpabile da subito. Cioè, non è un caso, no, che ci sia lei proprio di turno. Uno dei due uomini che si è presentato come agente Gaines in realtà è un delinquente che ha a che fare appunto con la morte di questo ragazzo e vuole qualche cosa da Remy. Remy, che era la sorella maggiore, si era appunto trasferita, aveva trovato lavoro in questo albergo per stare vicino a suo fratello durante la detenzione, ma adesso che suo fratello è morto non ha più senso per lei stare lì, ed era per questo che ha dato le dimissioni e sta appunto per partire per il Cile. Il libro è narrato proprio da lei, Remy, che ci guiderà all'interno di questa avventura che durerà una notte soltanto, però ci sono parecchi flashback di momenti che lei ha passato con suo fratello, e quindi che questo ragazzo c'entrasse con quello che stava succedendo, cioè, è comprensibile, si capisce subito proprio da pagina 1. È un libro che non mi ha dato emozioni, su IBS viene definito come un thriller al cardiopalma, e mi dispiace, ma non sono per niente d'accordo. Io l'ho trovato piuttosto noioso e anche parecchio inverosimile. Giusto per farvi un esempio, Remy a un certo punto deve affrontare insieme ad uno dei due uomini che si dichiarano essere Donald Gaines e ad uno dei due ospiti presenti in albergo la tormenta, per una ragione che ovviamente non dico, e le condizioni sono assolutamente allucinanti, cioè neve fino al ginocchio, temperature ampiamente sotto lo zero, eccetera eccetera. A un certo punto cadrà loro addosso anche una slavina che li sommergerà totalmente e insomma li travolgerà completamente, sommergerà anche una parte dell'albergo, creando quindi danni a una struttura. E cosa succede? Niente.
sopravvivono tutti, cioè capite che neanche un alpinista esperto probabilmente riuscirebbe a sopravvivere in una condizione del genere, cioè ti cade addosso una valanga e lei praticamente, certo, con difficoltà, per carità, però si alza, oltre qualche livido, qualche taglio, non ha niente, perfettamente in grado di muoversi e insomma, è così anche l'altro ospite dell'albergo e anche questo poliziotto barra delinquente. Quindi abbiamo una sorta, diciamo, di donna Rambo che a un certo punto si butterà anche nell'acqua ghiacciata, cioè veramente fa delle cose incredibili in tutti i sensi. È un po' come quando vedi James Bond che lui picchia tutti, no? E muoiono tutti e lui praticamente non gli succede niente, si sistema la cravatta, sussucla nienta e va avanti, no? Addirittura in un film di cui non ricordo il titolo, si è buttato con la moto da una montagna e si è aggrappato un aereo in volo. Ecco, siamo a questo livello, ok? Però, ecco, James Bond. Lo sai, c'è cioè comunque un film d'azione e comunque James Bond è una figura addestrata per fare questo tipo di cose un po' particolari, poi certo si esagera, si estremizza, si spettacolarizza, ma qui lei non è una James Bond, è una dei noatri, no? E invece appunto riesce a sopravvivere anche in condizioni in cui neanche appunto un alpinista esperto, una persona addestrata, probabilmente sarebbe ancora vivo. Purtroppo questo è sicuramente un mio limite, ma non appena vedo qualcosa che storce un po' con la realtà, che non è possibile, che siamo proprio fuori da ogni principio di realtà, il mio interesse cala immediatamente e perché non lo trovo credibile. E per me la credibilità è la prima cosa per un thriller, cioè è condizione non solo sufficiente, ma necessaria per essere un buon libro. A meno che tu scrivi un thriller fantascientifico, che allora lì lo sai che possono succedere delle cose che non sono possibili nella realtà, però lì è tutto un altro genere. Inoltre, la prima volta che ho iniziato a leggere questo libro, ho notato subito che mi distraevo spesso, che a volte dovevo rileggere le frasi perché non mi erano chiare e ho dato la colpa al fatto che appunto sto studiando parecchio in questo periodo e anche cose, cioè soprattutto cose che richiedono molta concentrazione e ragionamento. Quindi, essendo concentrata su altro, era per quello che facevo fatica, no? Secondo me. Ed è anche per questo che poi ho deciso di ricominciare totalmente il libro. Quando però l'ho finito, sono andata su IBS e almeno un'altra persona ha scritto la stessa cosa, cioè che è una scrittura molto scarsa, che ha trovato dei refusi, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente la mia concentrazione non è al massimo perché sono concentrata su altro, però evidentemente non è scritto neanche magistralmente, ecco. Per quanto riguarda il finale, c'è effettivamente un grosso colpo di scena che da un lato, a mio avviso, è geniale. E dall'altro, ancora una volta, totalmente inattendibile, cioè totalmente non credibile. È come se venissi a scoprire tutto un tratto, improvvisamente, che il mio cane in realtà è un gatto, cioè siamo a quel livello lì, ecco. Se devo dire una cosa positiva però di questo libro e che mi è piaciuta, è che alla fine, nel finale, insomma, tutto torna al suo posto. Cioè tu veramente arrivi a scoprire tutto. Io preferisco un finale così rispetto a un finale aperto dove magari devi interpretare, a meno che sia una saga, che allora può avere un senso, però preferisco i libri, cioè, che veramente si concludono, ecco. Però non basta. Come vi ho accennato all'inizio, per me questa è un'idea molto bella, molto originale, molto interessante, però purtroppo a mio avviso è confezionata piuttosto male, quindi il mio voto è un 4,5. Ho letto di molto meglio, sono rimasta parecchio delusa, ma forse perché avevo aspettative molto alte, cioè forse in un certo senso è tra virgolette colpa mia. Sicuramente alla fine l'autore vuole porre l'accento sull'amore tra questi due fratelli, che anche se uno dei due, Cameron, era appunto finito sulla cattiva strada, amava moltissimo sua sorella e anche sua sorella lo amava moltissimo, infatti era stata l'unica a stargli vicino durante il periodo di detenzione perché i suoi genitori
stremati da questo figlio che continuava a creare problemi, hanno deciso, quando è stato arrestato, hanno deciso proprio di lavarsene le mani completamente. Non è sicuramente un libro che terrò nella mia libreria. Io ho due librerie nel mio studio, che sono queste qua che vedete dietro, dove ho soltanto libri che proprio tengo a tenere, cioè o libri che mi sono piaciuti e quindi proprio ci tengo ad avere in libreria, oppure libri che non ho ancora letto. Quelli che non mi sono piaciuti non li tengo, perché lo spazio è quello che è e vorrei tenere libri di qualità piuttosto che di quantità. Quindi mia mamma, nonostante le ho detto che non mi sia piaciuto, lo vuole leggere, quindi lo passerò a lei, che sicuramente lo terrà, perché lei i libri guai, altrimenti lo porterò in libreria come usato. Non me la sento però di non consigliarvelo, perché comunque è un libro che, cioè questa è solo la mia opinione, un libro che a me non è piaciuto può essere il libro preferito di qualcun altro, quindi se la trama vi incuriosisce, leggetelo assolutamente. Questo video è terminato, fatemi sapere se conoscevate già questo nuovissimo romanzo, se l'avete letto ed eventualmente che cosa ne pensate, e noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao ciao ciao!